Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche se adesso ho un posto di lavoro, stipendio purtroppo non è altissimo, non si ha la possibilità di poter pagare un affitto, sono costretto ancora a viverci in una tenda e dormire lì. Questa è la copertura della mia tenda, infatti la mia casa è tutta in questo zaino. C'ho bagno, salotto, cucina. Il mio lavoro è presso il supermercato, lavoro di sera a partire dalle 21 fino alle 3 di notte e lo stipendio è di 6,60 € a ora, andiamo sui 640-650 al mese. Questa prima colonna rappresenta tutte le persone che si sono rivolte a noi per chiedere supporto per trovare un lavoro. In arancione sono le persone che effettivamente questo lavoro l'hanno trovato. A fianco ci sono le persone che invece ci hanno chiesto aiuto per una soluzione abitativa e si vede come la parte arancione, quella dei risultati, sia molto inferiore. Non basta questo lavoro per riuscire a trovare un percorso che porti a una vita dignitosa. Alla parte c'ho qualche magliettina per potermi ricambiare. Qui c'è la mia roba igiene che uso. Una persona che lavora ha bisogno di riposarsi, di rinfrescarsi, di rilassarsi e per uno che non ha la casa non è facile. Senza un affitto regolare si fa fatica a ottenere la residenza in città e senza la residenza città non si può accedere a tutti i servizi che la città mette a disposizione di chi è in difficoltà. A maggio del 2019 abbiamo distribuito 62.231 razioni alimentari e a maggio del 2023 abbiamo distribuito 113.703 razioni alimentari. Questo è un aumento che supera l'80%. Ho 56 anni, faccio il cameriere precario con un'agenzia che ti chiama come extra. Non è uno stipendio, sui 400 € riesco a guadagnare per adesso. Oggi il nuovo povero, anche tra le persone che lavorano, è colui il quale non arriva ad avere un reddito sufficiente per potersi mantenere, soprattutto in una città come Milano che ha dei costi elevati. Una persona che lavora dovrebbe stare bene, ma è quasi una vergogna venire in questi posti, cioè uno che ha sempre lavorato. Stanno scivolando sotto questa soglia di povertà, classi sociali che fino a qualche tempo fa non erano nemmeno in uno stato di bisogno e sta arrivando pian piano al ceto medio e questo lo vediamo anche sulla pelle di molti di noi.